Hanno presentato una proposta e adesso il loro progetto è rientrato tra quelli che hanno ottenuto più preferenze a seguito della votazione nell'ambito del bilancio partecipativo 2022. Si tratta di due giovani, Jessica Napoli, educatrice professionale sociopedagogica, e Cristina Ciotta, psicologa del ciclo di vita, entrambe inoltre assistenti all'autonomia e alla comunicazione. Il progetto Agape Famiglie e Disabilità al Centro pensa proprio ai genitori di ragazzi e ragazze con disabilità, ma anche indirettamente ad esempi a fratelli e sorelle, creando uno spazio a loro dedicato, un luogo di condivisione, ascolto, sostegno alla quotidianità e non solo. Si tratta di un progetto che abbiamo pensato per dare spazio alla genitorialità, in particolar modo quindi ai caregivers che si occupano 24 ore su 24 dei propri cari con disabilità. Quello che abbiamo pensato è di dare voce e spazio, uno spazio che sia protetto, ai caregiver di persone con disabilità, persone che vivono la disabilità dei propri figli e dei propri cari 24 ore su 24, poiché al di là della disponibilità territoriale, quindi dei centri di riabilitazione, delle scuole, dei centri rieducativi, abbiano possibilità di vivere al meglio, di gestire al meglio i figli o comunque le persone care di cui si occupano con le tecniche adeguate e le conoscenze adeguate. Nel nostro progetto abbiamo pensato di strutturare dei corsi di formazione ad hoc relativi appunto alle diverse categorie di patologie e disabilità e dei parent training in modo da appunto far acquisire a queste persone le conoscenze adeguate e utili per la gestione della disabilità all'interno proprio del nucleo familiare e quindi andare a ristabilire delle dinamiche funzionali per favorire il sostegno a queste persone e anche a loro stessi, quindi un equilibrio familiare migliore. I corsi di formazione saranno strutturati secondo conoscenze teoriche, quindi per comprendere al meglio le dinamiche delle disabilità, come funzionano, da dove nascono e come si sviluppano all'interno del ciclo di vita, quindi sia del bambino che dell'adulto. Il parent training invece viene fatto apposta per insegnare ai caregivers le tecniche più adeguate per gestire i comportamenti problema, i cosiddetti comportamenti problema. Poterli gestire è importante per ristabilire gli equilibri giusti.